Ferratici informa, eccoci nella sede dell'ambito unico di Brescia con il presidente Alessandro Sala per parlare oggi del controllo della volpe. Ma io vorrei parlare di questo controllo conservativo della volpe, un argomento da pigliare con le dovute cautele, un argomento quando parliamo di predatori, di competitori, sicuramente difficile all'interno del mondo venatorio, difficile all'interno della società civile, argomento che sempre è dibattuto e di confronto con le associazioni ambientaliste, però io che sono presidente di un comitato di gestione di 12.500 cacciatori devo preoccuparmi non solo di quello che penso io di questo animale, che come animale a livello visivo è un animale stupendo, ma devo preoccuparmi anche del fatto che con 12.000 cacciatori immettiamo selvaggina pronta caccia, abbiamo selvaggina sul territorio che si riprodurre, e il termine predazione indica comunque, in questo caso è riferito alla volpe, l'opportunità che lei possa vivere aggredendo e quindi impossessandosi di questi fagiani o lepri o comunque pronta caccia o di riproduzione. Alcuni anni fa devo dire che si era cercato di valutare questa consistenza della volpe sul nostro territorio. E la stima che era stata fatta, e mi riferisco in particolare al 2017, ma anche in situazioni misurate alcuni anni dopo, si era pensato che si era innanzitutto fatto un piano di controllo, quindi per fare il piano di controllo che è tuttora esistente. E naturalmente per fare questo piano di controllo c'era la necessità di fare un censimento. Si sono stimati allora circa 1.000 capi di volpe all'interno del nostro territorio. Questi censimenti sono stati fatti con tressetti notturni con uso del faro direzionale. Sono stati fatti allora, come noi nel 2021 e dirò dopo, attraverso le tane. La volpe, diciamo che tutti coloro che praticano questa caccia o che sono osservatori della specie, è una specie che i cui amori si svolgono tra gennaio e febbraio, si riproduce normalmente una volta all'anno, da 1 a 5, 6, 7, ogni tanto anche 8 cuccioli, e ha circa dai 49, 50 ai 58 giorni di gestazione. Questa è un po' la situazione di questo animale. Devo dire che questo piano di controllo che venne fatto nel 2017 ottenne, fra le altre cose, il parere positivo dell'ISPRA, quindi quello fu un parere importante. Da lì poi a intervenire, e mi riferisco non al territorio libero, ma alle zone di popolamento e cattura e alle zone di ambientamento, la situazione è completamente diversa, però, perché ci troviamo di fronte a difficoltà non di poco conto. Intanto, dall'8 di dicembre, quando si chiude la caccia alla lepre, fino al 31 gennaio, è possibile cacciare la volpe in squadre. Le squadre sono normalmente composte secondo il regolamento, che è ancora quello del 2003, del 24 novembre del 2003, le squadre sono composte da 10 persone e normalmente, e secondo il regolamento, dovrebbero essere usati 3 cani o da seguito o da tana. Sì. Pareva, con alcune decisioni, soprattutto una importante presa da questo comitato di gestione, devo dire all'unanimità, che dovessero diminuire le squadre, perché avevamo messo qualche freno all'interpretazione che si dava allora. La verità è che noi siamo passati da 20, 19 squadre, siamo passati quest'anno a 21 squadre, quindi c'è stato un incremento. Questo incremento c'è stato,
Incremento non vuol dire prelevare quantità impressionanti di volpi perché non è comunque possibile, e comunque ogni anno c'è un numero ben stabilito da prelevare. Devo però dire che i cacciatori pian pianino stanno anche capendo che è importante consegnare queste volpi prelevate, e la volpe in generale si può cacciare dalla terza domenica di settembre, eh? Non in squadre dall'8 di Certo, dicembre, ma anche prima si può singolarmente. cacciare. Mi risulta che pochi o nessuno la cacciano prima, e questo devo dire che non è Si positivo. dedicano ad altro. Si dedicano ad altro. Però quello che mi risulta è che queste 21 squadre, piano piano, e anche con qualche difficoltà da parte nostra, anche da parte mia, cerco di far capire ai capi squadra che le volpi vanno consegnate all'istituto zooprofilattico, e qui mi corre obbligo ringraziare sia il veterinario Fogazzi, che insieme a me è andato in istituto zooprofilattico, sia il dottor Alborali, il quale devo dire si è sempre, come il dottor Fogazzi, comportato in una maniera straordinaria con questo TC. Io li ringrazio. Le volpi vanno portate allo zooprofilattico, non la coda, un pezzetto di coda o un orecchio, ma va portata la volpe perché venga controllata. E qui credo che la decisione che ha preso questo comitato di incaricare una persona che le posso portare dietro il nostro incarico, e che vada addirittura a prenderle anche nelle zone dove loro le cacciano quando le hanno, quindi non c'è neanche il problema di dover andare avanti e indietro. Io non voglio che vengano seppellite, non voglio che vengano buttate al macero non so da quale parte, devono essere consegnate allo zooprofilattico. E qui devo dire bravo a questo giovane che si chiama Michael Zecchi, che è un giovane sicuramente molto esperto, molto disponibile, culturalmente evoluto, e mi riferisco a questa caccia, che con l'ausilio poi di un maestro che lui ha in casa, è quello un vero maestro per quanto riguarda la volpe. Nel salutare sia il maestro sia Michael, dico queste due persone, in particolare Michael, che è incaricato da noi, possono andare sul posto a ritirare le volpi. E le porta lui direttamente all'istituto zooprofilattico. Guardate che è importante questa cosa. È importante intanto perché sono sempre dell'idea che quando sono poche le persone che rispondono a chi e per che cosa, ci sono sempre dei dati certi e si sanno sempre le cose come stanno. Ma devo dire che questo consente anche di capire la salute di questo animale sul territorio, eventuali malattie che potesse avere, e quindi ritengo che questo sia una condizione che ha stabilito la TC di un'importanza di non poco conto. Quest'anno complessivamente le squadre hanno prelevato 104 volpi. Non è un grande numero, se devo dire la verità, però comunque queste sono state prelevate. Quando dico che non è un grande numero, vuol dire che anche nelle condizioni di chi è contro questi prelievi, facciano conto che su un censimento fatto ancora allora di 1.000 capi, e fatto in maniera molto seria dallo studio GECO insieme alla Polizia Provinciale, sempre disponibile, credo che il prelievo sia un prelievo misurato, e qui stiamo parlando anche di un animale che non ha competitori sul territorio, perché la volpe Esatto. non ha competitori, non è che disponiamo, per dire, sul nostro territorio di lupi o di qualche altro Un animale, antagonista un specifico. antagonista particolare. Devo altresì dire, quando ha ricordato Michael Zecchi, che per incarico dello studio GECO e per incarico del comitato di gestione abbiamo fatto anche un censimento quest'anno delle tane in 6 zone di popolamento e cattura e in 6 zone ambientamento. Queste tane ci hanno portato a a valutare complessivamente in 6 zone 35 tane, e anche questo è importante sia per lo studio GECO, sia per ISPRA, sia per chi eventualmente dovrà autorizzarci la possibilità di prelevarle all'interno delle zone di popolamento e cattura o zone di ambientamento. È importante anche noi per farci un'idea di quale sia la situazione. Io devo dire che
Personalmente abbiamo anche scritto 2 volte alla Regione Lombardia, perché nel momento in cui queste volpi vengono prelevate con le tane, noi riteniamo che questo regolamento vecchio del 2000, del 2003 in alcune parti sia da risistemare, perché quando dice dovete uscire in squadra con 10 persone, io ritengo che questo non vada bene, perché ne sono più che sufficienti 5 di persone quando questa caccia viene fatta, soprattutto nella prossimità delle tane. Questo per non correre il rischio i cacciatori, per non correre il rischio i cani, insomma, sempre di caccia si tratta, e quindi anche le condizioni della sicurezza sono importanti, ma spesso e volentieri 10 persone sono più di disturbo, perché parlano più che di ausilio per quanto riguarda questo tipo di attività. Io credo e crediamo, e ho tenuto come presidente di questo TC un incontro non tanti giorni fa, credo un paio di settimane fa, anche con il dirigente e con la responsabile del settore caccia dell'UTR di Brescia, perché io penso che lo studio GECO, che ha un incarico di poter arrivare a fare in modo che possiamo prelevare con i dovuti controlli conservativi le volpi all'interno del ZRA e delle ZRC. E quindi prima o poi dovrebbe arrivare a conclusione questo ragionamento. Non dimentichiamoci anche che abbiamo messo a disposizione dello studio, oltre che i censimenti delle tane, anche un avvocato appositamente, che possa dare un contributo anche per le procedure con ISPRA e poi eventuali autorizzazioni ed eventuali ricorsi anche. Nel frattempo però ho ritenuto che si dovesse fare anche un ragionamento con il dirigente e con la responsabile del settore caccia della nostra UTR per conto nostro come ATC, al di là dello studio, e lì io ho chiesto espressamente che almeno in un paio, due almeno, zone ripopolamento e ambientamento, di quelle di ambientamento, le ZRC, laddove la caccia si pratica al capanno, quindi non è interdetta lì la caccia. Perché non possiamo fare con le opportune cautele, con gli opportuni piani di controllo, con gli opportuni accorgimenti, non possiamo iniziare dall'anno prossimo, nel periodo di gennaio, almeno su 2 zone. Ripopolamento e ambientamento, zone ambientamento, a vedere se sia possibile con la Polizia Provinciale, con tutti quelli che la legge o le regole ci mettono a disposizione. Però dobbiamo pensare di fare questo, perché obiettivamente io devo dire che è inutile che pensiamo a ripopolare il nostro territorio quando abbiamo a che fare non solo con questo di predatore, ce ne sono tanti altri, adesso non voglio citarli e non voglio entrare in argomenti di discussione, mi limito alla volpe perché l'argomento di oggi è questo. Però noi dobbiamo pensare tutto sommato anche che 12.500 cacciatori sono gli unici che pagano per poter andare a caccia sul territorio, sono gli unici che pagano. Con questi soldi che noi introitiamo, il compito dell'ATC è un complice duplice. Uno, liberare Selvaggina e preoccuparsi del ripopolamento della Selvaggina con opportune strutture o incentivi vari. Due, fare miglioramenti ambientali. Ma l'una e l'altra cosa sono tutti e due pagati dai cacciatori comunque. Quindi io devo dire e lo dico con molta serenità, fra le altre cose, sommo rispetto di tutta dalla società civile, sono io il primo a avere rispetto della società civile, che considera gli animali in generale e la volpe anche in particolare come un animale che bisogna conservare. Ma io dico di fatto controllo conservativo, io non dico caccia alla volpe, nessuno mi autorizza e io non mi autorizzo a parlare di caccia alla O di volpe. eradicazione. Parlo di controllo conservativo che avviene attraverso la caccia, che ci è autorizzata da una legge nazionale e da una legge regionale, e attraverso poi un controllo nella ZRA o nella ZRC, perché lì noi spendiamo un sacco di quattrini per produrre della selvaggina, che il giorno che non ce la lasceranno più liberare non avremo più la possibilità di E farlo. va tutelata. Nel frattempo però, e questo non sia polemica, dico anche che ci sono
dei soggetti che ancora oggi non hanno capito che per il momento queste cose nella zona di popolamento e cattura, nella zona di ambientamento non possiamo farle. E quindi quando ci chiamano o quando inveiscono contro di me, contro la segretaria, contro il comitato di gestione, perché noi non, il problema delle volpi nelle zone di ambientamento, devo dire, mi riferisco in particolare a un soggetto di Montichiari, che questa gente non ha capito niente. Se vogliono farlo loro lo facciano, ma voglio dire, ognuno può fare quello che vuole, ma quando c'è bisogno di avere delle autorizzazioni o di seguire delle leggi, chi è a capo di un istituto deve seguire la legge e seguire i dettami Esatto. dell'istituzione, i dettami della polizia provinciale. Voglio dire, se queste cose non le fa la polizia provinciale, come potete pensare che possa farle un singolo cittadino da noi indicato come responsabile di una zona? Sì, responsabile sì, ma se alcune cose non possiamo farle, non si possono fare. Quindi noi subiamo anche le ire di costoro che capiscono, in questo caso, devo dire, caro De Maria, poco o niente. Ma ci sono anche questi, quindi bisogna avere le spalle coperte. Quello che noi dobbiamo dire, e vado alla conclusione, ringraziandovi ancora una volta per darci la possibilità di poter comunicare ai cacciatori, ma io dico anche alla società civile, quello che questo ambito sta facendo, perché torno a ripetere, 12.500 cacciatori non sono poca di co non sono cose di poco conto, però teniamo conto che abbiamo il problema dell'aviaria, speriamo che non succeda di avere anche La la peste peste. suina, devo dire che i capannisti sono controllati da mane a sera. Sì, il problema dei predatori devo dire che è una questione che in un modo o nell'altro anche nella zona di popolamento e cattura, nella zona rossa, si potrebbe risolvere. Ecco. Fermo restando, torno a ripetere che nel territorio libero, con le condizioni che vi ho detto, questo viene effettuato. Quindi spero di avere un po' chiarito la situazione della volpe, spero di essermi dimenticato di poche cose. Devo altrettanto dire che sia io personalmente, come comitato di gestione, come la segreteria personale dell'ambito, siamo sempre disponibili a tutte le spiegazioni. Però quello che mi raccomando è, abbiamo una persona indicata, individuata, che si chiama Michael Zecchi, che viene a ritirare le volpi nel periodo in cui si possono cacciare dalla terza domenica di settembre fino al 31 di gennaio. Signori miei, chiamate i NATC, vi fate dare il telefonino, non è una persona che disdegna dare il telefonino, lo chiamate, viene a prenderla. Intanto avremo dei conteggi migliori, perché Assolutamente. naturalmente quelle che vengono sotterrate o mandate, non so, o messe non so dove, non possiamo conoscerle. E poi avremo la possibilità di avere un certo controllo sanitario, perché ognuna di queste volpi che vengono consegnate vengono portate allo zoo profilattico e quindi siamo in grado di essere a posto, tranquilli anche sotto il punto di vista sanitario, che non è cosa di poco conto. E io voglio ricordare anche ai cacciatori che alcune cose che dobbiamo fare, alcuni prelievi che si fanno, per esempio col cinghiale, le volpi da consegnare allo zoo profilattico. Alcuni animali che vengono rinvenuti morti sul territorio, che siano uccelli, noi dobbiamo abituarci a consegnarli all'ambito, alla polizia provinciale, comunque allo zoo profilattico, perché sono convinto che tutto questo serva per fare un piacere al mondo venatorio, non un E dispiacere. fare Abbiamo bisogno di prevenzione. dati e i dati sono qualcosa di importante per Ispra, per la Regione Lombardia, credo per l'UTR di Brescia, credo però per la sanità in generale, ma anche per quanto riguarda lo svolgimento per i prossimi anni di questo TC. Niente, ringrazio il presidente dell'ATC Unico, Alessandro Sala, che ha esposto molto chiaramente il problema legato alla presenza della volpe sul territorio. Termina qui l'appuntamento con l'ATC Unico di Brescia che informa i cacciatori bresciani.